Buonasera e benvenuti al mio primo appuntamento con voi. Questa sera parleremo di sport. Sono Benedetta Venditti con Caserta Sera, dove lo sport è ovviamente di casa. Questa sera parleremo di calcio di Serie D, mentre nella seconda parte parleremo di pallavolo con la Polisportiva Matese che sta giocando un ottimo campionato di Serie C. Abbiamo qui con voi degli ospiti che a breve vi presenterò, ma prima la sigla. E rieccoci in studio, vi presento subito i nostri ospiti. Infatti abbiamo con noi Emidio Bianchi, capo della redazione sportiva di Caserta Sera, benvenuto Buonasera, Emidio, buonasera. e il presidente dell'FC Matese, Luigi Rega, benvenuto anche Buonasera, buonasera e buonasera soprattutto a tutti i telespettatori. a te. Allora, presidente, la prima domanda e partiamo subito con la nostra trasmissione sportiva. Scontento di questa prima parte del torneo? Credo che sia stata pure palese la manifestazione di non felicità per la prima parte del torneo. Pensavamo di fare meglio, di riuscire a fare qualcosa di più. Adesso ci riproveremo nella seconda parte, ecco, da queste ultime tre partite che mancano da adesso alla fine del campionato, del girone di andata e poi con tutto il girone di ritorno. Abbiamo tempo per riposizionarci. Bene, una notizia molto importante è quella del via del direttore sportivo Raffaele Corzale. Perché questa decisione e soprattutto come è maturata? Ma questa è stata una decisione presa dalla società, sulla quale insomma, non ritengo nemmeno opportuno dover dare Delle troppe spiegazioni. spiegazioni. Una decisione Ok. presa in coscienza di quello che si è fatto e a oggi mi sento soltanto di ringraziare il direttore sportivo per il lavoro che ha fatto per noi in questi 16 mesi. Perfetto, mentre risulta ormai ufficiale invece l'acquisto di Luis Fabio Galesio, ci può confermare questa informazione? Sì, Luis l'abbiamo preso, adesso è ritornato da noi, praticamente da come ho visto, un giorno dopo rispetto a quando lo prendemmo l'anno scorso. L'anno scorso l'abbiamo preso l'8 dicembre, adesso l'abbiamo preso il 9 dicembre. È un giocatore di spessore, uno degli attaccanti più forti di tutto il campionato di Serie D. L'anno scorso con noi ha fatto L'anno scorso è benissimo. stato fondamentale, diciamo, per Determinante. la risalita della squadra. È stato molto importante, insomma, ha fatto quello che ha fatto. Da dicembre ha segnato 16 gol con la nostra maglia, ha trascinato la squadra nei momenti difficili. È un giocatore che aumenta il peso specifico del nostro attacco, sicuramente. È una delle note dolenti fino adesso in termini di realizzazione, perché abbiamo segnato pochi gol, abbiamo bisogno di lottare un po' di più lì davanti, come dicevo, e ci serviva un giocatore con le caratteristiche di Galesio, cioè una vera e propria prima Diciamo punta. da che l'attacco è stato anche criticato dal presidente, adesso ve lo invidieranno tutti questo attacco con quattro bombe veramente di nome. Ma io credo che inizieranno ad invidiarcelo quando cominceranno a fare 2 o 3 gol a partita. Adesso dobbiamo stare calmi con i proclami. Sicuramente nel momento in cui si presenta l'opportunità di prendere un calciatore come Galesio, salta il banco di quelli che erano i progetti, perché è un ragazzo che noi conosciamo, un professionista, una persona seria, purtroppo per una scelta personale all'inizio del campionato non è ripartito con noi, come del resto un po' tutti gli altri che non sono ripartiti, come Dusa, come Barone, chi per avvicinarsi alla moglie e alla figlia, chi per cambio di stile di vita si sono trasferiti o sono ritornati in Nord Italia. Galesio per lo stesso motivo ha cercato di avvicinarsi quanto più possibile alla sua compagna, quindi all'inizio del campionato non l'abbiamo avuto, ora è ritornato da noi, siamo contentissimi. Posso fargli Prego, un'altra prego, faccia, faccia. domanda? Qualcuno già comincia a dire ci sono troppi galli in un pollaio, io però dico, meglio averli questi galli nel pollaio, perché diciamo, perlomeno per quello che penso io e che scriverò sicuramente, credo che questi quattro giocatori possano giocare tranquillamente, almeno tre di questi possono giocare tranquillamente ogni partita. Ma io, visto e considerato la carestia che ci ha colpito e ha invaso il nostro stadio e la nostra squadra dall'inizio del campionato, sono molto più contento di avere problemi di abbondanza che problemi di deficienza come abbiamo avuto fino adesso, visto e considerato che abbiamo avuto una media di 5-6 infortunati importanti per ogni partita. Credo che
tre o quattro attaccanti di questo calibro che abbiamo, con Daniele, con Bruno, con Luis, sia Galesio che Alfageme, sono tutti e due Luis. Credo che adesso abbiamo un attacco importante, abbiamo un attacco che può fare bene, anche ben assemblato, e sicuramente non è un attacco troppo corposo, perché stiamo parlando di quattro giocatori per due o tre posti da titolare, quindi sostanzialmente non è che ne abbiamo otto. Emidio, ne approfitto per fare una domanda a te invece. Considerando proprio che la squadra quest'anno non è mai stata schierata al completo, secondo te che cosa manca alla squadra in questo Allora, momento? mancava di sicuro qualche pezzo grosso in attacco, perché giustamente il presidente, forse preso così subito la partita di domenica scorsa, ha detto che l'attacco non aveva funzionato. Aveva ragione, indubbiamente. L'attacco è stato rifatto e secondo me, l'ho detto pure prima, è di primo livello. Secondo me manca un calciatore a centrocampo, magari anche una riserva che possa sopperire a qualche deficienza o di Ricamato oppure di Fabiano, e poi indubbiamente manca un difensore, perché domenica scorsa, l'altra domenica, a Pineto, il presidente lo sa benissimo, sono entrati in campo sette ragazzini che però hanno dato l'anima e sono riusciti a portare a casa Un un risultato. pareggio, sì, molto importante. Perfetto, invece è tornato un attaccante importante come Daniele Napoletano, che dovrà naturalmente dimostrare le sue potenzialità. Lei che cosa ne pensa al riguardo? Allora, Daniele Napoletano era abituato a fare la prima donna qui a Piedimonte, ha fatto un sacco di gol, addirittura 43 in un solo campionato. Daniele Napoletano, a quanto so, è stato catechizzato prima, dice tu vieni qua, sarai un giocatore importante, ma non sarai la prima donna, sarai uno dei tanti. E penso che Daniele, ormai a 28 anni, abbia messo la testa così a posto e capirà che non è il titolare indispensabile che c'aveva il Treppini tanti anni fa, e sarà uno dei tanti. Magari con una testa più così, più tranquilla, farà bene anche qui, anche in questa squadra. Perfetto, adesso guardiamo insieme un servizio e sentiamo invece Ercole Di Baia, ex calciatore ma anche analista sportivo attento, alla nostra Emanuela Ragucci. Prego la regia di mandarlo in onda. Di Baia, alla luce dei risultati ottenuti, secondo lei il Matese dove può arrivare? Il Matese è una squadra abbastanza compatta, diretta da un tecnico molto valido, molto capace e abbastanza esperto. Il Matese non so se può ripetere il campionato dell'anno scorso, perché l'anno scorso ha fatto un campionato strepitoso, però è una squadra, insomma, che può conservare il centro alta classifica. Il ritorno in attacco di Daniele Napoletano, secondo lei, è determinante per la squadra e per la stagione? Questa è una domanda che dovete fare al tecnico Urbano e alla società. Se loro hanno ritenuto opportuno acquistare qualche pedina in attacco, credono che ce ne sia bisogno, ma è una domanda che viene posta al tecnico. Domenica l'FC Matese andrà a Recanati. Sarà una gara difficile? Una gara difficilissima. Purtroppo oggi ci è andata male, saremmo dovuti andare lì con 3 punti in più, perché insomma la squadra, il Monte Giorgio, è una squadra abbordabilissima, insomma. Comunque non si è vinti e non fa niente, bisogna andare a fare punti a Recanati, che fare punti lì è molto proibitivo. Presidente, allora lei è d'accordo con Di Baia? Sì, mi è sembrata un'analisi molto corretta di quello che è il valore della squadra e di quello che è il momento. A oggi preferiamo non fare proclami, quindi non ci sbilanciamo in bene o in male, perché sappiamo che un campionato questo difficile, pieno di squadre importanti, pieno di società sane, organizzate, dove ogni domenica rischi di vincere, rischi di pareggiare, rischi di perdere. Sono d'accordo con lui quando dice che la trasferta di Recanati è una trasferta molto difficile, quasi proibitiva, Ma non da 4-0 5-0, ma questo forse è dipende. stato un po' troppo Questo così. dipende dall'atteggiamento. Questo dipende dall'atteggiamento. Se la squadra va lì con un atteggiamento di superficialità, questa è una squadra che te ne fa anche 5, anche 6, ne ha già fatti 5-6, non mi ricordo a chi qualche settimana fa. Ma Allora. il Matese visto a Pineto, diciamo così, concentrato sul risultato,
potrà anche perdere, ma non credo che prenderà tanti gol. Il Matese la partita la può anche vincere, perché la caratura dei giocatori che c'è in campo, al di là di quello, cioè, insomma, al di là di tutto quello che sono detto, la caratura dei giocatori che abbiamo preso quest'anno è allo stesso livello dell'area canatese. Ora noi dobbiamo ricompattarci, dobbiamo ricompattarci come gruppo, ricompattarci, chiarire le idee, uscire da alcuni equivoci che abbiamo avuto fino adesso, e soprattutto dobbiamo essere accompagnati da un po' più di fortuna e di rabbia agonistica da parte della squadra. Io oggi ho parlato con la squadra, ho avuto un confronto postumo rispetto alla partita, all'ultima partita, e abbiamo, sia io che i calciatori che lo staff, abbiamo tutti detto e quindi affermato e stabilito, hanno preso coscienza di questa cosa un po' tutti, sul fatto che la squadra deve dare di più, ma in termini di voglia di giocare, di responsabilità, di non buttare via la palla, di aggredire di più l'avversario, deve giocare con più personalità, perché se lo può permettere, perché il Matese è una squadra che è stata creata per far divertire il pubblico. Perfetto, Emidio, l'Aurora Alto Casertano è ultima in classifica con appena 2 punti, si aspettava questi risultati? Sinceramente no, prima parlavamo col presidente, io ho visto solo la partita della prima giornata, stavo anche col direttore, siamo andati a vedere l'Aurora Alto Casertano, anche perché il Matese giocava in trasferta parecchio lontano. Non aspettavo che questi risultati così deludenti, anche perché quella partita che ho visto io mi è sembrata una partita buona, diciamo, con una squadra messa bene in campo. Poi i risultati, poi il cambio dell'allenatore, non ci sono stati. Adesso sembra una squadra alla deriva, con anche qualche voce di corridoio che parla di qualcuno che abbandonerà la squadra. Penso che avrà le sue difficoltà per salvarsi, ormai è una squadra che è lontanissima dalle zone buone di classifica, per cui o si danno una mossa come fece l'anno scorso il Matese, oppure la vedo dura sulla salvezza di questa squadra. Certo. Bene, chiudiamo qui la prima parte di Anteprima Stadio, ringraziamo i nostri ospiti, ci vediamo fra poco. Arriviamo a breve allo stadio, ci saremo anche noi. La vostra squadra del cuore gioca e noi invece il calcio ve lo raccontiamo con Caserta Sera Stadio. Tanti ospiti, tantissime immagini, mi raccomando, non mancate sempre su casertasera.it. Eccoci con la seconda parte della trasmissione. Passiamo finalmente alla pallavolo con la Polisportiva Matese. In studio con noi sempre il nostro Emidio Bianchi e il palleggiatore della Polisportiva Matese, Guglielmo Merola. Buonasera. Allora, buonasera. Primi in classifica in Serie C. Al di là della conclusione del torneo, che effettivamente è ancora lungo, direi che è una bella soddisfazione per voi, per il territorio, non trovi? Come no. Devo dire la verità, ci dobbiamo ritenere veramente soddisfatti. È stato un inizio di campionato abbastanza importante. Siamo praticamente a punteggio pieno. Quasi. Ci manca praticamente un punto perso ad Atena, che abbiamo vinto 3-2. Adesso ci aspettano 2-3 partite veramente importanti, perché iniziamo domani che andiamo ad Azzurra, che quindi classifica una squadra veramente molto ostica, dove ci sono dei ragazzi che comunque negli anni hanno fatto campionati abbastanza importanti. Poi sabato prossimo abbiamo in casa Fragola, che praticamente sarebbe il big match, perché loro sono secondi nei primi, e poi ci sono le soste natalizie e appena si ritorna praticamente subito ci abbiamo San Marzano, che è la quarta forza in classifica. Una domanda un po' più personale invece, sì. Dopo tanta Serie C, la motivazione che ti ha spinto a scegliere la Polisportiva Matese? Diciamo che la scelta è stata, per quanto mi riguarda, sembra una frase fatta, ma abbastanza ovvia. Io l'anno scorso abbiamo giocato contro, io giocavo a Capua, loro giocavano e praticamente ci siamo incontrati nel secondo girone, dove poi noi siamo passati per andare in finale, perché l'anno scorso funzionava questa formula un po' strana per via del Covid e varie cose.
Quindi da subito quest'estate, quando ci siamo sentiti, è stato tra virgolette amore a prima vista, e quindi subito abbiamo concluso e mi sono ritrovato qua. Bene, bene, ma quanto pesa questo numero 5 sulla maglia? Il numero 5 in realtà pesa abbastanza, sì. Poi c'è una tradizione, sì, dei palleggiatori anche qua più di fronte. Appunto, pesa. Tu eri piccolino, ma qua sì, lo sai meglio di me. Come no? Hanno vissuto anche campionati oltre la Serie C. Sì, lo so benissimo. I segreti per i risultati che state ottenendo? Guarda, io credo una cosa è abbastanza, anche questa sembra abbastanza scontata, però in realtà non è sempre così. Ma è nulla ovvio, ma giusto? Ma è nulla ovvio, certo. Io devo dire la verità, devo dire che dal primo giorno che sono arrivato a Piedimonte io mi sono sempre sentito a casa. Credo che al di là del valore indiscusso dei due tecnici, sia Mario che Tony, anche a livello societario mi sono sempre trovato benissimo, però c'è una condizione che io credo che sia importantissima, e poi il segreto per far sì che le cose vadano sempre bene, che è il fatto che c'è un gruppo veramente veramente solido, è un gruppo veramente importante. Io credo che quello sia il nostro segreto principale. Beh, fondamentale, certo. Emidio, invece le tue previsioni sulla prossima gara, dai. Ma no, ha già detto tutto, vero, qua. Loro rappresentano ormai l'elite del campionato di Serie C. Io gli auguro di rivivere qua a Piedimonte quello che abbiamo vissuto noi un pochettino più avanti con gli anni suoi, qualche anno fa, quando la squadra di Piedimonte andava a giocare in Sicilia, addirittura in Sardegna. Magari torneranno i bei tempi, dai. Ma no, sì, sono sicuro. Io prima, scherzando, ho detto che non è un punteggio pieno, perché hanno vinto una partita 3-2, ma vincere tutte le partite, sente, è difficile. È un ottimo traguardo, no, direi. Come no? Perfetto, la nostra trasmissione termina qui. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci seguite da casa. Sigla.